Finalmente Maria De Filippi si espone a Uomini e Donne sulla conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La conduttrice si scaglia prima contro la dama, accusandola di aver mancato di rispetto a Umberto. Dopodiché, si lascia andare a delle mazzate contro il cavaliere Tarantino. Gli applausi da parte dei telespettatori si percepiscono attraverso i social network. Il pubblico attendeva da tempo che Maria dicesse la sua sulla conoscenza tra i due. D'altronde De Filippi spesso si è lasciata andare a duri rimproveri contro Guarnieri. Infatti, questa non è la prima volta che Queen Mary si scaglia contro Riccardo. Oggi, però, si lascia andare ad attacchi abbastanza forti, condivisi dal pubblico. Ciò accade proprio in una puntata in cui Tina Cipollari è assente. Non si sa il motivo per cui l'opinionista non ha preso parte a questa registrazione. Di sicuro nulla di grave, in quanto Maria e Gianni Sperti hanno ironizzato sulla sua assenza. Probabilmente, Tina avrà avuto qualche impegno che non le ha permesso di essere presente. Facendo il punto della situazione, Riccardo e Gloria UED avevano chiuso la loro conoscenza. Lei aveva accettato di avviare una nuova conoscenza, quella con Umberto. Oggi la Nicoletti, però, racconta di aver ceduto all'invito a cena del Guarnieri e di aver così salutato l'altro cavaliere. Si scusa con Umberto e ammette di aver trovato un Riccardo diverso. Parlano entrambi di una serata romantica e poi annunciano che hanno intenzione di trascorrere il Capodanno insieme. Arriva la prima frecciata di Maria, la quale chiede a Riccardo: "Vai a trascorrere il Capodanno dove lo fa Ida? Non so dove lo festeggerà", afferma imbarazzato il cavaliere. Va precisato che questa registrazione è stata effettuata ancora prima di Capodanno. Thank you.
Thank you.